Buongiorno dalla redazione di Treviso, edizione straordinaria del nostro TG, nuova diretta per aggiornarvi sulla vicenda profughi a Quinto di Treviso, perché se ne stanno andando i migranti dalle palazzine di via Legnago dopo due giorni di feroci proteste da parte dei residenti e di una pioggia di reazioni politiche. Allora i migranti stanno via via lasciando Quinto, le palazzine dove abitano decine di famiglie, per venire trasferiti alla caserma Serena al confine tra Casier e Treviso. Dunque la soluzione auspicata da numerosi primi cittadini si sta concretizzando, quello dell'utilizzo di una caserma da pochissimo dismessa, perché le Serena di Dosson sono vuote da pochissimo tempo. Tra i residenti di Quinto è arrivato anche questa mattina per sincerarsi della situazione il governatore del Veneto Luca Zaia. Dovremmo essere in grado tra pochissimo di fornirvi il collegamento in diretta con Quinto per vedere. Ecco, mi dicono dalla regia che siamo già in grado di mostrarvelo. Allora vediamo Zaia a Quinto anche questa mattina, pochi minuti fa. Ancora qualche istante. Buongiorno. Ciao. Adesso speriamo che facciano veloci. Ha già iniziato? No, ancora no. Buongiorno. Presidente. Buongiorno. Allora è ufficiale? Ma sembra di sì, nel senso che sono state ore concitate. Abbiamo portato avanti una richiesta di trasferimento ovviamente di questi immigrati e anche di Eraclea. Vi annuncio che anche su Eraclea ho chiesto che parimenti si faccia la stessa cosa, per cui resto fiducioso del fatto che tutti coloro che comunque stanno vivendo in queste ore queste difficoltà abbiano giustamente la giusta soddisfazione. Si pone fine anche a un'ingiustizia, perché qui non c'è più una questione di confronto di idee su chi è a favore dell'ospitalità e chi non lo è. E qui è chiaro che così non si ospitano i cittadini. Qui si rischia solo di dar vita a una nuova visione razzistica, ma nei confronti degli italiani, non nei confronti degli immigrati. E dove andranno gli immigrati? Beh, c'è stata data comunicazione che andranno alla caserma Serena, ma questa è una scelta che fa autonomamente ovviamente il Ministero degli Interni, con la Prefettura, il Ministero della Difesa. Per quanto riguarda Eraclea non lo so, però resto fiducioso che nelle prossime ore si chiuda anche la partita di Eraclea, sulla quale stiamo lavorando onestamente da molti giorni. Bisogna che i cittadini si ribellino perché si arrivi a questa soluzione? No, bisogna non bisogna fare questi errori. Perché questo è un errore bello e buono, perché anche sulla carta si sarebbe già evidenziato che portare degli immigrati, dei quali non sappiamo le storie personali, all'interno di un condominio dove ci sono delle famiglie con dei bambini, non ha senso. Non ha credo. Lei ha sentito il Ministro dell'Interno, il Ministro della Difesa, perché la caserma attualmente è di competenza del Ministro della Difesa. Guardi, io posso dire che ho sentito, punto. Senta, ma i 63 che arriveranno ci sei Non mi occupo io dei flussi e di altre cose. Oggi so che posso dire che gli immigrati che sono qui, 101, andranno via da qui e altri non ne arriveranno. Ma una bocciatura del prefetto, visto che solo ieri sono qua? Guardi, io ho il massimo rispetto per le persone che lavorano. Certo che la scelta è stata scellerata, non è stata ponderata, perché bastava fare un giro in bicicletta attorno a questa area residenziale per capire che qua non ci può stare. Se si voleva creare un hub regionale, beh, allora c'era la struttura, ma bisogna dire a tutti i cittadini di andarsene da questo quartiere. Recentavamo il territorio, ma questo è quello che noi non vogliamo. Continuo ad esprimere la mia netta opposizione ad ogni forma di ospitalità in Veneto, perché abbiamo già dato e l'abbiamo dimostrato in queste ore. Adesso si inizia con le caserme, come chiedevano i sindaci, quindi?
Ma guardi, io non so se questo sia il merito di questa protesta o quant'altro, dico che da qui se ne debbono andare, l'ho detto ieri mattina, continuo a dirlo e chiedo a tutti di avere ovviamente la tranquillità nel momento in cui ci saranno i trasferimenti, che venga fatto in assoluta tranquillità in modo tale che questa partita si chiuda con civiltà. Non dipende dalla regione, questo deve essere chiaro a tutti, e lo dico anche a tutti quei cialtroni che vanno a dire in giro che è colpa della regione. Non mi risulta che in Lazio non ci siano questi problemi, non mi risulta che in Lombardia, li abbiamo visti tutte le immagini, non ci siano questi problemi, non mi risulta che in Liguria non ci siano questi problemi, che non ci siano in Toscana e in tutta Italia. Vuol dire che se il pesce puzza, puzza sempre dalla testa. Ma solo in Italia, scusi, una volta che se verranno sgomberati, noi dobbiamo continuare a star fuori? Ci saranno ancora problemi una volta che saranno liberi? No. Abbiamo paura. Abbiamo paura in che senso? Che vanno via questi, ma no, ma, cioè, ma figuratevi se li trasferiscono oggi, se ve ne mandano altri, state tranquilli su questo. Cioè, possiamo tornare nelle nostre case. Dovete tornare, se non abbiamo lavorato per niente. Grazie mille. Grazie. Consigli un attimo con me, bravi, la signora che ha qualcuno che ci pensa a noi, guarda. Io sono da Carpellino, so di Forza, voglio fargli vedere una cosa, venga con me cortesemente, venga con me, perché c'è stato una testata giornalistica che oggi ha scritto a livello nazionale Forza Nuova con gli abitanti del quartiere ha rubato i mobili, è naturalmente bottino di guerra. La gente, io non penso che noi dubbiamo, abbiamo scritto per gli alluvionati, se vede, per gli alluvionati per dolo e mira. Sì, sì, ho capito, guarda, io non so di chi sia sta roba, di chi è sta roba? Era buttata qui, abbiamo detto, siccome quella l'abbiamo presa, l'abbiamo messa qui, siccome non serve. Io direi questo, avrà dei legittimi proprietari, esatto. Ma dire rubare è una parola grossa? No, gli dico, siccome ci sono le testate giornalistiche, il presidente Zaia. Avete messo in ordine? Sì, è tutto in ordine. Togliete il cartello, se lo porteranno via. Se la vengono a prendere va bene, ma se invece deve rimanere qua a marcire, come sta facendo, io la darei a dolo, a mire i veneti che hanno bisogno. Se la prendono legittimi proprietari, sì. Stanno denunciando che l'abbiamo rubata, il materiale qua. È qua l'ho visto. Ma non abbiamo rubato niente, no, siamo qua, guarda, tutto quello che tutto qua. Adesso voi non avete bisogno di una roba sola, Casini. Esatto, e infatti, ma dire che ruba la gente che combatte. Non ho portato fuori niente, ho sentito che qualcuno ha detto che noi li abbiamo portati fuori. Io non c'ero, non so, ma cosa togliete il cartello, fate in modo che se la prendano loro. È qua, è in ordine qua. Una domanda. Il vero tema è che noi abbiamo avuto nel 2011 63.000 immigrati che sono arrivati dal governo Berlusconi. A quel punto il governo ha attivato tutta una serie di misure come creare i respingimenti, fare i centri di prima accoglienza in Africa. Ricordo che già Gheddafi non c'era più, c'era la primavera araba, e nel 2012 infatti ne abbiamo avuti solo 13.000, 2013 43.000, 2014 170.000, quest'anno chiuderemo con 200.000. Perché vi dico questo? Perché è chiaro che qui molti si sono dimenticati di gestire i flussi. Oggi noi paghiamo il conto della disattenzione e dell'incapacità di chi ci governa. Ma alla luce di tutto questo, di fatto stiamo costruendo dei mini hub, non era meglio farli prima? Non se ne è pentito? No, io non devo pentirmi di nulla, perché non spetta alla regione. Vorrei informarvi che è bene che leggiate l'accordo 20 del 14 luglio, è bene leggere l'accordo del 10 luglio 2014 per evitare di diffondere leggende metropolitane. L'accordo è molto chiaro. Noi non l'abbiamo votato, lo subiamo perché è l'unica regione che non ha voluto votarlo, andate a vedere i verbali, e quell'accordo dice che l'organizzazione dei flussi la fa il governo per il tramite delle prefetture, non c'è la parola regione. Due, dice, fissa una quota, che è una quota che il Veneto peraltro ha già raggiunto, perché abbiamo quasi 2.000 unità in più rispetto a quella quota. Tre, dice un'altra cosa importante, sempre il governo identificherà degli hub regionali, punto. Il ruolo delle regioni e dei comuni non c'è scritto, quindi finiamola col dire che è colpa delle regioni. Comunque, se è colpa di Zaia, mi si spieghi perché gli stessi casini ci sono in tutta Italia. E chi lo dovrà fare? Non c'entra niente la regione sta roba. No, vabbè, però magari sei pentito del fatto che non siano stati fatti, voglio dire, vista la situazione ma in non, generale. Ma la scelta è governativa, nessuno ha vietato loro di non fare o fare hub. Non ci hanno pensato, non li hanno fatti. Anche un'altra roba, diciamola fino in fondo. Quando si dice Zaia prende in mano la situazione e coordini, prima di tutto nella legge c'è scritto che deve fare la prefettura.
ma anche volendo vorrei ricordare che queste proposte le fanno sempre coloro che sono gli adepti del governo. E perché? Perché basterebbe guardare la posizione dei sindaci del Veneto, sono 579 e su 579 comuni solo 5 hanno dato disponibilità. Quindi è chiaro che i veneti non vogliono gli immigrati, punto. Però la regione c'è riuscita a fare qualcosa, vuol dire, quindi... Abbiamo detto di spostarli da qua, se no facciamo anche casino. Sono affetti di 5 adesso, prego. No, prima la devo fare. Gli immigrati dove dovrebbero essere mandati? Caserme, edifici pubblici? In Africa. In Africa, fare i centri di prima accoglienza lì, evitare che quei 2 immigrati su 3 che arrivano in Italia, che non avranno mai lo stato di rifugiato o di profugo, restino in Africa, perché se non hanno il riconoscimento di essere profughi vuol dire che non avevano titolo per venire in Italia. L'esasperazione di questa gente? Ha totale ragione, condanno ogni forma di violenza, a me è sembrata una protesta pacifica, poi se qualcuno ha commesso qualcosa che non è legale pagherà. Però c'è anche da dire che questa gente ha protestato e ha fatto una scelta di vita, è uscita dagli appartamenti e si è accampata al posto degli immigrati. Bravo, proprio così. Il prefetto ha sbagliato tutto. Il prefetto ha fatto un errore gravissimo, perché bastava considerare questo modello residenziale, vedere le famiglie, vedere il contesto per capire che qui non c'è trippa per gatti, come si dice. E dunque errore gravissimo, dice il governatore Zaia, del prefetto, aver inviato un centinaio di profughi nelle palazzine dell'ex Guaraldo a Quinto. Ieri Zaia era stato ancora più duro con Maria Augusta Marrosu, aveva parlato di dichiarazione di guerra da qui in poi nei confronti del prefetto di Treviso. Per fortuna, lo avete visto, la situazione va via via migliorando. Dunque, abbiamo detto, i migranti, come ha spiegato il sindaco di Quinto Mauro D'Alzilio, che era alle spalle di Zaia nelle immagini, lo avete visto, saranno condotti nell'ex caserma Serena, situata al confine tra Casier e Treviso, una struttura vuota, non utilizzata dai militari e dotata, dice il sindaco, di tutte le condizioni per poter accogliere i profughi. Il governatore Zaia ha voluto tornare tra la gente per riferire che la promessa di aiuto è stata mantenuta, per spiegare loro che possono, lo avete sentito, ritornare nelle loro case. Sapete che i residenti di via Legnago avevano lasciato gli appartamenti, quelli della palazzina naturalmente, in cui si erano insediati i profughi, perché non si sentivano più sicuri né loro né i loro bambini. Avevano deciso di trascorrere addirittura la notte nelle tende, come vi abbiamo documentato ieri nella lunga diretta che abbiamo portato avanti per tutta la giornata e ieri sera a Focus. A proposito di ieri sera a Focus, prego la regia di preparare il contributo relativo all'aggressione subita dalla consigliera comunale del Partito Democratico di Treviso, Antonella Tocchetto. Nel frattempo vi dico anche che un altro fronte caldo in questi momenti è Piazza dei Signori, perché il collettivo ZTL, dunque i centri sociali, hanno occupato letteralmente l'atrio della prefettura e dunque la piazza in questo momento è naturalmente piena non solo di ragazzi che manifestano, di giovani che manifestano, ma anche di forze dell'ordine, carabinieri, polizia, che stanno cercando di tenerli a bada. Quindi prefetto in qualche modo sotto assedio anche da parte dell'estrema sinistra, dopo che ieri oltre ai residenti c'erano stati dei blitz degli attivisti di estrema destra e di Forza Nuova ad Armanforte alla protesta dei residenti. Allora andiamo con ordine, torniamo al Focus di ieri sera, perché proprio in diretta vi abbiamo mostrato l'aggressione verbale subita dalla consigliera Tocchetto, addirittura è dovuta intervenire la polizia per portarla via. Vediamolo. Rappresentante del PD, in questo momento il problema è
Spezzone integrale lo vedremo tra poco perché siamo di nuovo in diretta da Quinto di Treviso. Lucio Zanato è col governatore Zaia. Vediamo se Lucio ci sente ed è in grado di prendere immediatamente la linea. Zaia che ha voluto tornare tra la gente. Grazie, siamo in diretta da Quinto di Treviso con il governatore Zaia. Abbiamo appena dato la conferenza, diciamo così, estemporanea che ha fatto adesso, insomma è confermato, se ne vanno. Beh, queste sono notizie che ci confermano a livello nazionale e anche dalla prefettura di Treviso. Che tra l'altro è occupata, mi dicono, Piazza dei Signori è piena di gente, tutto intorno. No, guardi, non è, di questo non ne so nulla, io mi sono occupato semplicemente di tenere i rapporti a livello nazionale affinché queste due emergenze che abbiamo, che ormai hanno raggiunto, cioè è un vaso che ormai sta traboccando, ha traboccato, che sono questa di Quinto e dell'Eraclea, siano definitivamente risolte. Al di là del pensiero di ognuno, io sono contro ogni forma di ospitalità, ci può essere qualcuno che dice aiutiamoli tutti, o altro ancora, qui si va oltre addirittura perché questo modello di ospitalità non funziona, mandare 101 immigrati all'interno di un condominio dove ci sono famiglie con bambini non ha nessun senso. Però hanno dovuto andare sulle barricate le famiglie per riuscire a ottenere qualcosa e soprattutto c'è stata la presenza diretta di chi è stato legittimamente eletto. Ma sì, guardi, io penso che si pone fine a un'ingiustizia, resta il fatto che qui la gestione, lo dice la legge, è fatta dal governo per il tramite del Ministero degli Interni e quindi con la prefettura. Io resto convinto del fatto che avendo oggi noi due immigrati su tre che non saranno mai riconosciuti come profughi, bisogna fare questa selezione a casa loro e poi i veri profughi siamo assolutamente disponibili ad aiutarli. Veneto si pone in prima fila, non si tira indietro, ma vogliamo confrontarci con delle persone che scappano dalla morte, dalla fame sicura e non da persone che fanno i migranti economici. Avere oggi il 22% dei senegalesi arrivati qui significa aver dato una mano a persone che non avevano bisogno. Senta, ma nelle caserme adesso come crede? Ma guardi, questo è un problema del governo, delle prefetture. Visto se lei fosse premier? Ma io non sono premier, non sono mai premier, mi occupo della regione e mi occupo di difendere i veneti. Dico anche che oggi è dato concreto che su 579 comuni del Veneto, che ne dicano tutti i tromboni che abbiamo in giro, solo 5 hanno dato disponibilità ad ospitare un eventualmente un. Ecco, siete, però bisognerebbe velocizzare tutte le pratiche per vedere chi è proprio, chi è no e chi non lo è. Guardi, lei trova una persona che non la pensa come lei e come tutti gli italiani. Io penso che sia inutile questa storia delle procedure, perché una volta verificato dopo un anno, dopo 6 mesi, dopo 3 mesi o dopo un giorno che uno non è profugo, in Italia non se ne va più nessuno, perché il governo ci certifica che non riescono a rimpatriarli. Per cui mi chiedo anche se a questo punto ha senso fare una verifica di tutte le carte. Cioè, ricordiamoci che nessuno è in grado di far rimpatriare questi cittadini, ovvero 2 su 3 che non saranno profughi. Per dare una dimensione, l'anno scorso sono arrivate 170.000 persone, almeno 120.000 non sono profughi, non se ne è tornato a casa uno. E quindi, diciamo, la soluzione, allora, l'alternativa è un hub lì? La soluzione è fare dei veri centri di accoglienza lì, degni di questo nome, rispettosi della dignità umana, magari europea, assolutamente la comunità internazionale, aiutarli lì e da lì i veri profughi li portiamo a casa, ma a braccia aperte aiutiamo le persone in difficoltà. Oggi lei capisce che i cittadini sono inquietati dal fatto che non c'è certezza su chi porti a casa. Qui, insomma, risolto il problema Quinto, rimane Eraclea. Eraclea deve essere risolto e siamo sul pezzo anche su Eraclea. Siamo sul pezzo, ovviamente a pungulare, a rompere le scatole perché non dipende da noi. Quante telefonate ha fatto tra ieri e oggi? Grazie Presidente, e restituisco la linea allo studio. Grazie Lucio, davvero efficientissimo in queste ore. Allora, noi possiamo tornare, avete sentito che Lucio ha chiesto anche al governatore Zaia della situazione in Piazza dei Signori. Beh, vi confermiamo dalle primissime immagini che speriamo di potervi fornire tra pochissimo davvero una gran confusione in piazza con i giovani del collettivo ZTL che hanno occupato l'atrio sotto i portici della prefettura e carabinieri e polizia stanno cercando di tenere la situazione sotto controllo. Allora, torniamo sullo spezzone di ieri sera, Focus in diretta, Antonella Tocchetto aggredita verbalmente in maniera molto accesa dai residenti di Quinto che non la volevano lì, sostenendo che tutta la colpa della loro situazione era stata causata, tutta la loro colpa era del PD e dunque l'hanno di fatto cacciata a male parole. Vediamo lo spezzone.
creato il PD, quindi lei non deve venire qua a prendere i voti. Il problema l'ha creato il PD e il PD lo risolve. Lei non deve venire qua. Lei non deve venire qua, non deve venire qua. Mi sembrano esasperati queste persone. E basta! Mi sembrano esasperati, mi sembrano persone che scappano dalla guerra. Sto parlando con me. Devono andare in Cina dai comunisti della Cina, gli taglieranno tutte le teste ai neri. Sono eroi perché scappano. Cercando di trovare cosa stai cercando di fare? Non di urlare, di mandarli a casa. Non di urlare. Dove eravate? Esasperati con il tablet, con l'iPhone, quelle sono le persone esasperate. Buongiorno, primo paese al mondo, quadro di densità, di densità. Ma di dignità non ce l'hai? Vai a casa! Ma di dignità si vuole nella vita, vai a casa! Cosa mi guardi? Abbiamo un territorio piccolo. Ecco, avete visto cosa è successo, come se non l'avessimo preannunciato prima con Antonella Tocchetto. Venga qui, lei è stato uno di quelli che ha contestato... Ragazzi, non si può tenere qua dei ragazzi che mi sembrano messi migliori di me, con iPhone e tutto, e sono cosa, disperati queste persone? Bisogna mandarle a casa, ragazzi, cioè no, non si può. Non però si può. Poi voi li avete attaccata politicamente parlando come rappresentante del PD. Ma ragazzi, cioè, chi è che comanda qua? Chi è che li manda? Alfano e Renzi? Se le devono tenere a casa loro, non qua da noi. Noi non li vogliamo, cosa dobbiamo fare? Devono andarne a casa, se ne devono andare. Ciao. Ecco, questo è quanto e riprenderemo la linea prima possibile. Ecco dunque, avete visto il grado di tensione che si è vissuto ieri sera in diretta, tra l'altro alla nostra trasmissione Focus, ripresa in diretta con Antonella Tocchetto, che la polizia ha dovuto accompagnare fuori dalla folla ormai esasperata e inferocita che la stava aggredendo in tutti i modi. Dovremmo essere in grado di tornare a Quinto di Treviso, via Legnago, dove i profughi se ne stanno andando, con Lucio Zanato, dovrebbe esserci il sindaco di Quinto. Dimmi, Mauro D'Alzilio. Partire. Vai Lucio! Sono di nuovo in diretta qui da Quinto di Treviso con il sindaco Mauro D'Alzilio. Allora, alla fine ce l'ha fatta? Sicuramente ce l'abbiamo fatta, e non voglio che questa sia una vittoria mia, perché non è assolutamente una vittoria mia, ma è una giustizia che viene ridata sia ai residenti, che possono finalmente ritornare nei loro alloggi e riprendere una vita normale, ma spero anche che sia un trovare una nuova sistemazione a questi migranti, dove possono stare tranquilli anche loro. Senta, ieri sera noi abbiamo dato l'indiscrezione dei primi sei che sono partiti, adesso ce la può anche confermare?
Sicuramente, ieri sera sono state portate via 6 persone e questa mattina alle 9 ho ricevuto la telefonata del prefetto che mi annunciava ufficialmente che era stata trovata una soluzione adeguata e quindi Quinto e questa palazzina e questi residenti a breve riusciranno a tornare alla normalità. Senta, quanto ha contato il fatto che i cittadini, i residenti, la comunità è andata sulle barricate? Abbiamo visto che è finita sui giornali nazionali, sui giornali internazionali, insomma online, ovunque. Quinto di Treviso è diventata più che conosciuta in tutto il mondo in queste ore. Penso sia stata una dimostrazione di vicinanza di tutti i cittadini, perché qui durante il giorno, la sera si ritrovavano persone di Quinto, di paese, ma anche dei comuni limitrofi, quindi è stata una grande manifestazione di solidarietà, però voglio ribadire che è stata una manifestazione estremamente pacifica. Quello che a volte hanno scritto i giornali non è esattamente ecco, perché c'è chi ha scritto che qui è stata sottratto del materiale, è stata rubata sono state rubate delle cose. Lei cosa mi si sente di dire? Assolutamente non penso questo sia successo, e se qualcuno ha compiuto degli atti non corretti è giusto che venga perseguitato, però da parte mia voglio mettere la mano nel fuoco per i residenti li ho conosciuti, ormai li conosco uno a uno e anche loro conoscono me, sono delle persone squisite e anche parlandone assieme abbiamo sempre cercato di mantenere questa protesta una protesta estremamente civile. Certo che quel falò che poi è passato, è diventato virale in internet, dei televisori che dovevano essere dati agli immigrati o comunque ai profughi, quelli bruciati sono. Sicuramente, quella è un'azione dalla quale mi dissocio assolutamente e anzi, ripeto, se c'è qualche responsabile va punito. Però è quella che forse ha dato proprio il colpo di reni in tutta la situazione, perché è da lì che è partita la protesta, le barricate si fanno poco qualcosa. Cioè bisogna proprio arrabbiarsi per riuscire a ottenere qualcosa in questa Italia. Forse dobbiamo dimostrare che non siamo proprio polentoni, come dicono. Ecco, forse per la prima volta abbiamo dimostrato che il Veneto, la marca Quinto di Treviso non è fatta di polentoni. Qualsiasi persona accetta, ma a un certo punto esplode. Probabilmente qualcuno è esploso, io confido che il buon senso però sia sempre sovrano. Ecco, una cosa abbiamo notato, che questo è un quartiere che, dove diciamo così è, potremmo dire, multiculturale, nel senso che abbiamo kosovari, abbiamo gente che viene dal sud che si è perfettamente integrata, ed è particolare che proprio da qui sia partita veramente la protesta. Guardi, ho conosciuto tutte le persone che abitano qua e come dice lei ci sono persone da tutta Italia, quindi dalla Puglia, dalla Sardegna, dalla Sicilia, e ci sono anche tanti stranieri dell'est, varie etnie, però si sono integrati in maniera esemplare, l'hanno ribadito loro, in queste zone fanno il ritrovo estivo, fanno le cene, fanno le feste, i tornei, quindi sicuramente un esempio di integrazione. Senta, quante telefonate ha fatto da quando è partita l'emergenza? Il numero delle telefonate sicuramente le ho perse, le posso dire che una volta la batteria mi bastava un giorno, adesso devo ricaricare 2 volte al giorno il telefono, ma spero che se la cosa si sistema di ritornare un po' alla tranquillità. Da subito voglio sentite anche le parole del governatore che ringrazio per l'impegno e per il sostegno che mi ha dato in questi giorni, perché eravamo praticamente in contatto continuo, cercheremo adesso, se riusciamo definitivamente, come ha detto il prefetto, a risolvere questa questione, andremo anche, come mi sono già sentito al sindaco di Eraclea, a cercare di dare una mano anche a loro, perché anche là non l'ho vista personalmente, però ne ho sentito parlare, è una situazione esplosiva per i residenti, per i commercianti. Ecco, loro adesso, gli immigrati, i profughi, andranno alle caserme Serena, lo ricordiamo per chi si fosse messo in contatto in questo istante, vista l'orario e l'edizione straordinaria del nostro telegiornale. Andando alle Serena passa la, diciamo così, il progetto caserme per i profughi. Sì, io ho sentito proprio dalle dichiarazioni del governatore che il punto indicato per l'accoglienza sarà le caserme Serena. È una soluzione secondo lei? No, non è una soluzione ad avviso mio. Mi allineo con quello che ha detto poc'anzi il governatore nel dire che i profughi vanno selezionati, vanno vagliati nelle loro terre. Dopo, se c'è un rifugiato, una persona che veramente ha i requisiti per venire in Italia, la andiamo a prendere noi per dargli una mano veramente. Senta, l'ultima domanda è che cosa gli ha detto il prefetto, perché poi lì è stato uno scontro tra istituzioni. La sua ordinanza di sgombero, la risposta del prefetto non mi interessa nulla, poi vi siete parlati, cosa vi siete detti? Sicuramente col prefetto ci siamo sentiti un paio di volte anche questa mattina e sempre con toni cordiali, perché ognuno nella sua posizione, però il rispetto per delle persone deve esserci sempre e garantisco il mio rispetto nei suoi riguardi. Questa mattina mi ha detto che ha trovato questa soluzione, c'è stato un piccolo scambio di opinioni perché il prefetto lamentava un po' l'atteggiamento
voto dei cittadini, dei residenti, per i quali io ho ribadito al prefetto che garantisco io per i miei cittadini che sicuramente si devono levare dalle idee che loro siano responsabili di atti non corretti. Senta, adesso però la palla passa al sindaco di Casiera, alla Giuliati. Cosa vuol dire al sindaco? Al sindaco, alla Miriam, cosa dire? Ci siamo sentiti prima perché mi ha chiamato, adesso la richiamerò anche. È una situazione difficile, sicuramente non ha un problema di convivenza come in questo caso con dei residenti, e cercheremo anche là di essergli d'appoggio per dargli una mano. Affronteremo la questione assieme. Grazie, con questo restituisco le linee allo studio. Dunque, grazie Lucio. Dunque, Mauro D'Alzilio ha provato a sentire la collega di Casier, Miriam Giuriati, l'abbiamo contattata anche noi, per il momento ci ha detto che non interverrà perché deve ancora rendersi conto della situazione. Ci viene il sospetto di essere di fronte all'ennesimo sindaco avvisato all'ultimo momento di quello che stava succedendo, ma questo lo vedremo durante la giornata. Dovremo avere in collegamento telefonico Antonella Tocchetto, consigliera del PD, che abbiamo visto poco fa protagonista della brutta aggressione verbale ieri sera a Quinto di Treviso. Buongiorno Antonella. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Antonella, e buon lavoro a voi che lavorate da tanti giorni insieme alla polizia. Grazie mille, grazie mille. Beh, il più temo lo faccia la polizia. Allora Antonella, com'è andata ieri sera? Si aspettava quella reazione? No, sinceramente no, perché devo dire la verità, i residenti inizialmente erano proprio tranquilli, hanno cercato di spiegare le loro ragioni, che io comprendo tranquillamente, e sono convinta che ci siano dei seri problemi. Io non sono andata lì per provocare, ma per rendermi conto della situazione. Il risultato è che lì c'erano presenze di leghisti di Montebelluna, che così si sono dichiarati, e Forza Nuova, che hanno fatto branco e si sono messi a urlare. Io credo che le urla e gli strepiti non servono a niente, bisogna risolvere la situazione e portare via le persone. Da là. So bene che l'onorevole Casellato in questo momento qua sta trattando con il capo dei prefetti di Roma per poter già spostarli nella giornata di oggi. Ecco Antonella, Antonella la fermo un attimo, perché la soluzione sta già venendo attuata in realtà. Perfetto. I profughi stanno lasciando Quinto per le caserme Serena a Dusson. E quindi io ho cercato di capire come potevo trovare una soluzione tutto l'asse. Poi dopo ci sono state delle aggressioni verbali, non di residenti, ma di chi voleva strumentare politicamente la cosa. L'ho trovata una cosa abbastanza indegna. Poi onestamente non ho avuto un briciolo di paura, perché mi sembravano solamente esagitati da branco, ma non certo persone che cercavano di contrapporre delle posizioni. Ecco, mi di dispiace certo, per i poliziotti, sì, e per i giornalisti che erano lì e che un po' hanno, diciamo così, subito anche loro le urla e gli strepiti. Ecco, diciamo che si è visto proprio in diretta a che livello di esasperazione erano arrivate queste persone. Certo, sì, questo qua sì, e mi dispiace, perché mi rendo conto, tra le temperature alte e situazioni di quel genere lì, non sono di sicuro piacevoli per nessuno, soprattutto per i residenti. Sono consapevole che la situazione doveva essere risolta, e mi fa piacere che in qualche modo si siano trovate soluzioni diverse, che devono essere soluzioni istituzionali in luoghi territoriali dello Stato, non in residenze private. Questo va preparato se si deve fare, ma non si può fare certo imponendo a dei privati la convivenza, che è una difficile convivenza. Tutto qua mi sembra anche giusto che sia così, e quindi sono contenta che in qualche modo la cosa si stia, diciamo così, sfumando e in qualche modo risolvendo, seppur il problema rimane ed è solo spostato, ma almeno è spostato in una sede istituzionale. Ecco Antonella, pensa che chiunque del PD si fosse presentato lì ieri avrebbe subito lo stesso trattamento? Evidentemente hanno voluto dare la colpa a qualcuno. Io penso proprio di sì, però penso anche che è giusto che tutti siano presenti là, soprattutto chi ha responsabilità pubbliche. Io non mi voglio mai sottrarre alla risoluzione delle questioni e a metterci la faccia. Credo che sia ingiusto lasciare andare la cosa e non presentarsi. Noi dobbiamo essere lì a presidiare il territorio e a cercare di trovare delle soluzioni. Comunque qualsiasi persona che non fosse della Lega sarebbe stata accolta come sono certo stata accolta io. Antonella, grazie mille, grazie del suo contributo, buona giornata. Torniamo in diretta, grazie, da Quinto con Lucio Zanato, perché sta succedendo ancora qualcosa di nuovo. Evidentemente gli animi non sono ancora calmi. Lucio.
Bene, allora io sono qui, tra breve sentiremo la donna, la mamma simbolo della protesta, però con Gianni vorrei zoomare qui come in questo momento c'è una fortissima polemica tra i giornalisti e i residenti. Sentiamo cosa succede. Non c'è un articolo che parla di questo. Non c'è un articolo che dice questo. È un abuso di potere. E non c'è una testata che dica questo. Non c'è un giornale che dica questo. L'unico che dice giornale. Abbiamo sbagliato tutto. Certo che sì. Venite qua. Ma non hai scritto che siamo tutti insieme e lottiamo perché è stato un abuso di potere. Non l'hai scritto. Ma ragazzi, hai scritto di certo perché non fa ma lasci, non paghiamo noi. Allora, quello che vuoi. Vai a vedere quanti sono. Vai a vedere dentro quanti sono. C'è una fortissima polemica, come sentite, con i giornalisti, anche perché è stato scritto evidentemente che ci sono stati dei furti, cosa che non si è effettuata, l'abbiamo visto prima durante la conferenza, l'improvvisata conferenza stampa del governatore Zaia. E adesso chiedo ancora alla regia se posso andare avanti, mi pare di sì. Mi pare che dalla regia posso andare avanti, quindi io adesso chiamerei quella che è il volto di questa protesta, la mamma simbolo di questa protesta. Ieri sera è stato l'ultimo collegamento che abbiamo fatto il Focus. Buongiorno, insomma, ha vinto anche lei con suo figlio? Sì, ce l'abbiamo fatta. Senta, forse ha colpito molto di più forse la sua lettera, le vostre parole, che non tanti fatti magari dei politici, perché voi l'avete parlato col cuore ieri sera. Credo che sia stato un lavoro di concertazione con il sindaco, con il governatore, che ringrazio pubblicamente a nome di tutti noi. Credo che noi abbiamo fatto la nostra e voglio dire che questo sia un messaggio di speranza per tutti i cittadini che come noi stanno subendo i soprusi e le ingiustizie che ci cadono dall'alto, ecco. E noi ce l'abbiamo fatta e come noi tutti gli altri possono ottenere con una protesta pacifica perché è legittima il riconoscimento dei propri diritti. Ecco, le faccio un'altra domanda, poi la metto all'ombra perché il bambino che non può stare molto al sole. Senta, ha mai pensato di non potercela fare? Sì, l'ho pensato perché ovviamente ci sono dei poteri molto forti che stanno muovendo le fila, però abbiamo voluto avere fiducia anche nel governatore, nel sindaco, siamo stati premiati. Ma soprattutto avete dimostrato che protestando e alzando la voce forse si riesce a ottenere qualcosa? Assolutamente sì, assolutamente sì. Non abbiamo demorso, siamo stati forti e abbiamo vinto. Riporti il bambino all'ombra, grazie. Io adesso tornerei per un attimo in quella che è la protesta che mi pare si riesce a vedere di sottofondo. La cosa sta continuando per quanto riguarda la protesta con i giornalisti, con Gianni magari vediamo se riusciamo ancora, ma no, ma sembra che stia passando. Io adesso volevo cercare, aspetta, posso, venga un attimo, che succede? Che sta succedendo? La carta stampata è una roba vergognosa. Ma perché? Perché hai insultato? Venga qua avanti. Ecco. Qua siamo in diretta su Rete Veneta. Che cosa lamentate? Lamentiamo che i giornali in pratica hanno pubblicato le cose che volevano loro, per esempio il rogo ridicolo di 4 televisori fatto da non si sa neanche chi, giustamente per protesta, visto che ha trovato le proprie case col valore di 0 euro, dopo che hanno fatto magari acceso mutui trentennali, hanno dato la loro vita fondamentalmente per questo. Protestiamo perché certa carta stampata, come la Repubblica, posso fare il nome, ha scritto Forza Nuova, i ragazzi di Forza Nuova hanno rubato, avete inquadrato tutto il giorno, insomma è lì tutto il materiale che è stato preso da quell'appartamento. Abbiamo detto che hanno detto che il cibo è stato sprecato, il cibo era sigillato nella colluttazione con la polizia eccetera, è caduto per terra, è stato riraccolto e consegnato 20 minuti dopo ai clandestini, non li chiamiamo neanche profughi. Niente, questo sì, però c'è chi dice che voi avete colorato politicamente questa protesta. Assolutamente no, noi siamo venuti qui da mercoledì, qua è iniziato tutto con le dirette eccetera. Siamo venuti senza nessun simbolo politico, io sono di Forza Nuova ma non ho nessun simbolo politico qui, abbiamo solo aiutato i residenti. E se potete chiedere ai vari residenti che ci sono qua, vi confermeranno assolutamente questa nostra tesi. Grazie, allora avete sentito quello che è il discorso della protesta anche a corredo dell'informazione nazionale, e almeno resta che restituire la linea chiedendo se poi posso avere ancora spazi per altri momenti.
Grazie Lucio. Dunque, su questo fronte possiamo dire che il procuratore della Repubblica di Treviso, Michele Dalla Costa, ha dichiarato che potrebbe anche procedere d'ufficio rispetto a quello che è successo in via Legnago a Quinto, perché le tipologie di reati ipotizzate fin qua in realtà sono numerose: saccheggio, devastazione, danneggiamento aggravato, violazione di domicilio, occupazione abusiva, incendio doloso e lesioni aggravate. Lesioni aggravate perché c'è stato un 67enne della cooperativa che si occupava dell'accoglienza dei profughi, che dice di essere stato malmenato, e una volta salito sulla sua auto, la macchina stessa è stata presa a calci e pugni, ha riportato diverse contusioni e la perdita di 2 denti incisivi, per cui vedremo. Naturalmente toccherà alla magistratura decidere poi quello che è successo, insomma stabilire quello che è successo insieme alle forze dell'ordine, al di là di quello che scrivono i giornali. Abbiamo la possibilità di mostrarvi la confusione, chiamiamola così, in Piazza dei Signori. Vediamo un attimo assieme alla regia. ZTL che ha occupato l'atrio della prefettura. Vedete il questore Tommaso Cacciapaglia, un ragazzo di ZTL in piazza. Motivi della loro protesta cercheremo di riferirveli più tardi. In ogni caso, tensione anche in Piazza dei Signori. Torniamo a Quinto, Lucio Zanato di nuovo in diretta. Vediamo con chi questa volta, con che ospite. A te Lucio. Ecco, allora siamo di nuovo in diretta, sono con un altro proprietario, un'altra delle persone che è stata sulle barricate, che non ha dormito, che è andato avanti nella protesta, che si è messo nelle tende. Insomma, come leggete adesso questa svolta, questo passaggio verso le caserme serene da parte degli immigrati, dei profughi, c'è cioè chi li chiama i profughi, chi immigrati, chi clandestini? Guardate, buongiorno innanzitutto a tutti. La situazione adesso è un po' di stallo, nel senso che se quello che era il pensiero del prefetto, naturalmente di accordo col ministero, era quello di dividere la gente, in questo modo ha appena scatenato la miccia che evidentemente aprirà la strada a tutti gli altri comuni che sono stanchi di subire angherie del genere. Abbiamo fatto una protesta quanto più civile possibile, ci hanno dato ascolto, la stampa è stata con noi per tutto questo tempo. Questo vuol dire che il cittadino medio ormai è stanco, è esasperato di una situazione insostenibile. Questo è stato semplicemente un esempio, come ripeto sono convinto che è una apripista, purtroppo sarà la apripista che scatenerà a livello nazionale qualcosa che il Ministero non aveva intenzione o comunque non era nei suoi obiettivi. Ecco, bisognava finire sulle barricate per riuscire a ottenere qualcosa? Purtroppo sì. Purtroppo questo è l'unico linguaggio che l'istituzione, oltretutto neanche eletta, ha intentato, e questo vuol dire che se capisse solo questa lingua evidentemente percorreremo questa strada. Vi ricordo, scusate se voglio anche puntualizzare una cosa, il prefetto, la dottoressa Marrosu, è la seconda volta che viene qui in questo residence a provarci. Non ci provi mai più, perché la terza volta potrebbe essere quella definitiva e questo non va bene. Il cittadino medio ha intenzione semplicemente di vivere una vita serena, fare la sua vita del tran tran quotidiano, pagare quello che comunque gli tocca pagare, comunque non volentieri, ma comunque vivere una vita serena. Questo è tutto quello che invece va contro questi principi. Senta, adesso allora questi immigrati, questi profughi finiscono in caserma, secondo voi la soluzione definitiva, la migliore? Personalmente la ritengo l'ennesima porcheria, è una porcheria, perché spostare il problema non vuol dire risolverlo, vuol dire semplicemente spostarlo di qualche chilometro. Non mi metto nei panni, naturalmente, anche se ci sono appena stato, dei cittadini vicini a quella caserma, che sia Serena, che sia qualsiasi altra, non mi metto in quei panni perché ci sono appena stato, ma non è questa la soluzione. Vogliamo trovare un tavolo di lavoro per concertare, concertiamolo. Le decisioni calate dall'alto non vanno bene, questo è il momento peggiore per calare a proprio decisioni del genere. La gente è in crisi, posti di lavoro mancanti, non si arriva a fine mese, un mutuo acceso che non si sa quando finirà e se mai avremo un ritorno reale dell'investimento fatto.
Non ci siamo, signori, mi dispiace, non ci siamo. Non è questa la via da percorrere. Però per voi oggi è un giorno di festa. Ci stiamo organizzando perché adesso non abbiamo niente contro il ragazzo profugo che viene qui. Per quanto profugo, clandestino, eccetera. Noi sappiamo che avevamo 100 maschi adulti inseriti in un residence. Questo evidentemente scatenerà che quando andranno via non faremo cose eclatanti, ma sicuramente canteremo vittoria. Per noi è stata una vittoria importante e sono convinto che tanti altri comuni, tante altre comunità ci seguiranno. Grazie, restituisco la linea allo studio. Grazie Lucio, allora in attesa di altri ospiti noi vi riproponiamo i momenti di tensione che si sono vissuti in giornata ieri a Quinto, di cui vi abbiamo dato conto ora dopo ora, tensioni che per fortuna adesso avete visto stanno scemando per lasciare spazio finalmente a un po' di tranquillità per questi cittadini. Prego la regia di mandare in onda il servizio che aveva preparato proprio Lucio Zanato. Un'altra giornata di tensione ai condomini di via Maestri del Lavoro tra Quinto e Paese. Un assedio da parte dei residenti che hanno boicottato ogni azione nei confronti degli immigrati. Il picco massimo verso mezzogiorno, quando sono arrivati i viveri, poi verso le 14.30, quando, scortati dalla polizia e dalle forze dell'ordine, sono nuovamente arrivati i pasti. Nemmeno tempo di farli entrare dentro il condominio che la reazione sia scatenata, immediata e violenta. Che sto morendo di fame. Avete la coscienza, oggi muore la patria, non potete fare questo della brava gente. No, non potete farlo, no, non ve lo lasciamo fare. Mi potete uccidere. Non ve lo possiamo far fare, questa è brava gente, questa è gente che ha diritto. A questore, deportoli, qua vuole a vivere in tranquillità. Poi tutti sono stati fatti sgomberare dalla palazzina, dove ammassati all'entrata sono rimasti materassi e altro materiale per i profughi, come simbolo di un assedio a quella che per tutti è un'occupazione imposta. Ecco, avete visto lo striscione che era stato affisso fuori dalla palazzina di fronte alla struttura. Nella serata di ieri, nella notte, è stato issato un cartello con la scritta "Benvenuti a tutti e grazie per il supporto che ci date". Questa non è una sagra, ma siamo qui per una lotta che unisce tutti gli italiani per far sì che questa manifestazione vada per il verso giusto, rispettando tutti, e adesso finalmente si sta arrivando a una soluzione. Di nuovo in diretta con Lucio Zanato, che ha ancora ospiti lì da Quinto. Lucio, a te la linea. Eccoci qua. Allora, di nuovo in diretta qui da Quinto di Treviso, dalle palazzine che a breve, sicuramente entro 48 ore, verranno liberate o comunque verranno svuotate, perché come ripetiamo da ormai circa un'ora è arrivata la notizia ufficiale, i profughi, gli immigrati verranno trasferiti alle caserme Serena di Dosson. Qui c'è la rappresentanza della Lega che ha chiesto sin dal primo giorno di poter mettere una tenda e costantemente ha seguito la situazione con un presidio continuo. Allora cominciamo con il consigliere comunale. Senta, voi del comune di Treviso adesso ce l'avete un po' voi la palla, perché parte delle Serena sono in comune di Treviso. Come gestire? No, ma il problema non è dove si trova il problema, perché io non farei distinzione tra paese, Quinto, Treviso. C'è un problema che va risolto alla fonte, e difatti questi movimenti popolari nasceranno anche alle caserme Serena, nasceranno anche in altre realtà dove appunto verranno scaricate queste persone. Non si può più accettare questa convivenza tra persone che purtroppo non hanno nulla e persone invece come i nostri cittadini che hanno investito i risparmi di una vita in appartamenti, nel lavoro e nella loro sicurezza. Però in caserma è meglio che non in appartamenti proprio attaccati. La caserma sicuramente come struttura si addice un po' meglio, però ripeto, io non voglio che nemmeno le caserme Serena diventino un ghetto della città, perché se già i numeri dicono 100, questi 100 più altri 75 più altri che ne arriveranno, se noi mettiamo insieme una massa di persone, di 200-300 persone, anche questo non va bene. Quindi l'impegno che il prefetto deve prendere è di andare al governo centrale, sedersi a un tavolo e risolvere definitivamente l'arrivo di questi profughi. Senta, ma e adesso a Manindo cosa dite?
a Manillo diciamo che deve cominciare ad aprire gli occhi e battere i pugni e non scaricare le responsabilità verso il governatore Zaia semplicemente perché è di un partito diverso dal suo. Deve avere il coraggio, come faceva lo sceriffo Gentilini, di accusare anche il proprio governo, perché non c'è nulla di male, lui è il sindaco di Trevigiani e non il sindaco del Partito Democratico. Passo dietro perché faccio una battuta a un altro attivista, Schiavon, qui personaggio conosciuto della Lega. C'è chi ha detto che voi avete usato questa storia a fini, diciamo così, elettorali. No, assolutamente no. Noi siamo vicini alla gente, siamo venuti a portare il nostro contributo umano e vogliamo risolvere assieme alla gente i problemi. Ecco, però, appunto, però, voglio dire, la politica fino a che parte, fino a dove c'entra. Sì, dai. Ma c'entra e non c'entra, nel senso che siamo qui a dare una mano, vogliamo risolvere, come ha detto Mario, il problema. Il problema va risolto all'inizio, non bisogna più arrivare e scaricare questi esseri umani così come fossero un pacco. Dobbiamo risolvere il problema, ha detto Mario, da Roma a qui, basta con questi arrivi. Bene, allora con questo io restituisco la linea per sapere poi dalla regia se possiamo proseguire con un altro collegamento. Grazie Lucio, sì certo possiamo proseguire, vedremo anche noi chi avremo in collegamento telefonico tra poco, intanto chiedo alla regia di mandare in onda un altro contributo, un'intervista che abbiamo realizzato al consigliere regionale Riccardo Barbisan della Lega Nord ieri in serata proprio su questo tema, vediamo. Sono con il consigliere regionale Riccardo Barbisan, Lega, il commento politico. Sì, buonasera a tutti, buonasera direttore. Ma questo è quello che pensa la gente, ora il Partito Democratico è al governo e sconta questa situazione. Delle colpe sicuramente ci sono da parte di un partito che non riesce a gestire i flussi migratori, ha una politica dell'immigrazione completamente sbagliata e fa sì che le persone sentano di avere lo Stato contro. Questi cittadini sentono di avere le istituzioni contro e di non avere le istituzioni al loro fianco. La domanda è, visto che lei viene dall'esperienza comunale, se al posto da Tocchetto venisse qui il sindaco Manillo, cosa succederebbe? Ma io consiglio al sindaco Manildo di non venire assolutamente qui perché non c'è la necessità di scaldare gli animi. Io chiedo invece a tutti i cittadini di venire qui, a tutti di dare mezz'ora, un'ora del loro tempo perché questa situazione è inaccettabile e finché staremo noi qui insieme ai cittadini che qui abitano e ci sarà pressione mediatica, la soluzione forse si potrà trovare. Ecco, se voi... si spengono i riflettori delle telecamere, situazioni come queste potrebbero replicarsi in altri comuni della Marca in tutta Italia. Ecco, voi come Lega avete chiesto però ai cittadini, ai proprietari qui, se potevate mettere la tenda, se potevate stare con loro, quindi avete chiesto per favore, perché c'è chi dice ecco che stanno cavalcando l'onda politica. No, noi siamo abituati a chiedere per favore e a chiedere scusa e a essere molto gentili, a differenza di altri che prevaricano. In comune di Treviso, mi dispiace dirlo, ci sono situazioni nelle quali qualcuno ha prevaricato, ha aperto dei cancelli senza chiedere permesso, noi siamo abituati diversamente. Ecco, comunque al di là di questo, la battuta ovviamente lei adesso è in regione, cosa può fare la regione per risolvere questa situazione? No, la regione non è titolata a risolvere le questioni migratorie, sono per costituzione di competenza dello Stato centrale, le politiche di sicurezza e le politiche migratorie, non si può scaricare sui comuni e sulle regioni l'incapacità di questo Stato centrale. Certo è che il governatore oggi qui è venuto e ci ha messo la faccia. Il governatore Zaia è a fianco a queste persone, come lo possiamo essere noi consiglieri regionali, consiglieri comunali. Certo è che ci aspettiamo un'azione forte, io faccio un appello al prefetto, il prefetto guardi le persone che ella rappresenta, le persone che vivono qui da un sacco di tempo, le persone che sono nelle istituzioni di questo Stato italiano, ecco, perché i cittadini hanno la sensazione di essere abbandonati, vedono nel prefetto, vedono nel Ministero dell'Interno un nemico e questo è sbagliatissimo e questo può essere foriero di gravi tensioni sociali. Grazie al consigliere Barbisan e restituisco la linea allo studio. Lucio di ieri e Lucio di oggi, torniamo a Quinto in diretta con Lucio Zanato che dovrebbe avere con lui il sindaco di Paese Francesco Pietrobon. Lucio? No, non ce l'ha ancora, mi dicono, allora aspettiamo ancora
Aspettiamo ancora qualche secondo. Abbiamo in telefonica, mi dicono, la parlamentare del Partito Democratico Floriana Casellato. Buongiorno. Intervista. Buongiorno a voi. Ecco Floriana, allora si è un po' avverato quello che sperava con il trasferimento alle Serena, alle caserme Serena? Sì, mi pare che insomma siamo stati ascoltati perché come vedete c'è chi urla e che aizza la piazza, chi crea paure tra la gente, c'è chi invece si sforza di risolvere i problemi e di affrontarli seriamente come dovrebbero fare tutti gli amministratori. Ecco, per cui diciamo anche il suo appello è stato raccolto, ascoltato e anche quello del sindaco Manildo. Ma certamente sì, io poi ieri sera ho fatto anche un intervento in aula chiedendo ulteriormente al Ministro di occuparsi direttamente col dottor Morcone ovviamente della situazione, se ne sono occupati, oggi risolveranno, tra virgolette, risolveranno ovviamente il problema perché non si risolve così, ma perlomeno la situazione si alleggerisce e nelle prossime ore vedremo anche come organizzare e come i sindaci vorranno affrontare la situazione per i prossimi giorni. Ecco, l'importante è che appunto gli amministratori locali siano ascoltati e siano e non siano lasciati soli. Ecco Floriana, diciamo questa potrebbe comunque temporaneamente essere una soluzione per la prima accoglienza di questi migranti che ormai sono sballottati da una parte all'altra? Sì, certamente sì, poi si faranno le verifiche, spero quanto prima, poi c'è chi deciderà di andare come pare una gran parte nel nord Europa. E vedremo, insomma, la situazione comunque è costantemente monitorata e tenuta sotto controllo, ma mi pare una soluzione seria questa di utilizzare in questa fase questa struttura e ringrazio veramente i sindaci Manildo e Miriam di Casier per quello che stanno facendo e per la disponibilità ovviamente. Ecco, lei ha avuto modo di sentire il sindaco Giuriati? Sì. Beh, ovviamente l'ho sentita un po' preoccupata, però molto serena e capite che la cultura dell'accoglienza non è una cosa di destra o di sinistra, è una cosa che divide le persone che sono tra intelligenti, serie, oneste, che hanno il senso civico e quelle che invece sfruttano elettoralmente solo le situazioni, come ho visto fare purtroppo da Zaia e dalla Lega in queste ore. Mi dispiace che il governatore della mia regione abbia dato questa immagine così brutta sulla stampa nazionale. Doveva governare questa situazione, non ha predisposto un piano di accoglienza in questi mesi, se ne è lavato le mani, anzi ha terrorizzato i cittadini contro i diversi, contro chi arrivava da zone, da terre disperate. Perciò credo che questo non sia un modo di governare serio. Benissimo, Floriana, grazie mille del suo intervento, ci aggiorneremo eventualmente se ci saranno altre novità. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie a Floriana Casellato, vediamo se siamo di nuovo in grado di ripristinare il collegamento con Lucio Zanato, sentiamo se dalla regia mi dicono qualcosa, Lucio in arrivo, eccolo qua, Lucio a te col sindaco Pietro Bon. Sentiamo. Allora, sono con il sindaco di Paese e siamo qui a parlare assieme perché in realtà adesso il problema speculare che aveva lei fino a qualche minuto fa ce l'ha il sindaco di Treviso, perché lei dice io non ho gli appartamenti, diciamo così, nella mia giurisdizione, però in realtà tutte le persone che sono qui poi si riverseranno su Paese. Ma certo, il problema mio era proprio questo, la preoccupazione di Mauro D'Agiglio, il sindaco di Quinto, era quella di gestire a livello amministrativo, burocratica la questione, ma a livello sociale sicuramente il problema doveva essere a carico di Paese. È stato un gran sollievo avere questa notizia dello spostamento di questi ragazzi da queste palazzine, però evidentemente mi rendo conto che a tutti gli effetti adesso la stessa cosa dovrà essere presa in considerazione negli stessi termini dal sindaco di Treviso e il sindaco di Casera. Ecco, ma secondo lei che soluzione ci può essere? Perché vabbè, intanto la caserma fosse un passo in avanti, però sicuramente non è il definitivo perché adesso le case intorno si le apprezzeranno. Ma io l'ho detto prima, l'ho detto anche ad altri vostri concorrenti di altre reti televisive, ma il problema vero non si risolve così. Il problema vero si risolve mandando le navi nel stretto di Messina e quindi nel Mar Mediterraneo a fare un blocco navale e non avere più l'arrivo di profughi, non andarlo a cogliere, perché altrimenti questo problema che abbiamo avuto qui a Paese lo avranno altri comuni. Non si può pensare che questo flusso si termini in 448.
Ecco, senta, però questa è una miccia, ha detto un cittadino. Abbiamo dimostrato che ci deve essere un altro modo di agire. Questa è una miccia che dimostra che altri comuni poi perseguiranno, altri cittadini perseguiranno, chiunque gli arriveranno questi profughi farà le barricate, perché con questo si dimostra che protestando si ottiene. Ma certo, perché la gente è stanca, diciamocelo francamente, questa è stata un'operazione becera, una scelta scellerata da parte della pubblica amministrazione, e la pubblica amministrazione intendo non i sindaci che sono dalla parte della gente, che sono stati eletti dalla gente, ma dei burocrati, dai funzionari, dai burocrati che comunque non hanno la sensibilità di capire quali sono le esigenze del territorio. Il territorio non può accettare queste cose qui, e alla fine sta anche i veneti buoni e tranquilli si sono ribellati, e questo non è l'esempio. E appunto, più di qualcuno ha detto, questa è la dimostrazione che i veneti hanno smesso di essere un po' polentoni. Ma in tutti gli effetti è vero, i veneti sono stanchi di farsi trattare da polentoni, e questo è stata la dimostrazione. Qui a Paese abbiamo avuto il coordinamento tra amministrazioni pubbliche locali, la gente, e devo dire la verità, qui ringrazio pubblicamente l'azione del governatore Luca Zaia, che è stato vicino alla gente e che soprattutto grazie al suo intervento romano è riuscito a fare questa operazione. Quindi diciamo che noi siamo un corpo unico contro la vessazione dello Stato, ci siamo stancati ed è questa la dimostrazione pratica. Però c'è stato anche molto cancan mediatico. Vi devo ringraziare anche voi, siete stati molto bravi. Proprio perché diciamo così avete tenuto alta la tensione, diciamo che l'azione è fatta assieme, e vi aggiungo anche voi, vi ringrazio, siete stati di nostro supporto mediatico ed è stato importantissimo. E con questo restituisco la linea allo studio, grazie. Grazie di nuovo a Lucio Zanato, al sindaco di Paese. Se il governo continuerà così a gestire l'emergenza immigrazione, sarà un crescendo di tensioni che culminerà, temo, anche con qualche disordine sociale che vogliamo evitare. Lo ha detto il presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni. Secondo Maroni, interpellato dai cronisti a Palazzo Pirelli sul no di Lombardia, Veneto e Liguria al decreto profughi, Le ragioni del rifiuto sono quelle note: non si gestisce così l'emergenza immigrazione, e le reazioni che rileviamo anche da sindaci e amministratori di sinistra sono evidenti. Il governo fa finta di non accorgersi, ha continuato il governatore, il problema sta già scoppiando e l'unica azione risolutiva è fermare gli sbarchi coinvolgendo le Nazioni Unite e facendo là i campi profughi. Così Roberto Maroni, commentando anche quello che è successo naturalmente in provincia di Treviso, perché come abbiamo sentito poco fa, le cronache dei disordini che si sono verificati a Quinto, la protesta accesa dei residenti sono finite anche sui giornali e sulle reti televisive nazionali. Ricordiamo, allora facciamo il punto, mentre il tempo per la nostra diretta sta via via terminando, ricordiamo quello che è successo, quelle che sono le novità. Allora, ieri ci sono stati questi disordini abbastanza accesi, in qualche maniera anche violenti, a Quinto, con i residenti che per tutta la notte e poi per la giornata seguente hanno protestato presidiando dal loro accampamento, chiamiamola così, le tende in cui erano andati a dormire, presidiando la zona, presidiando la palazzina occupata dai 101 profughi, poi in serata ancora con la tensione a 1000, finalmente stamattina la soluzione con l'accordo tra il prefetto e il sindaco D'Alzilio per il trasferimento dei profughi da Quinto, da via Legnago, alle caserme Serena di Dossona, al confine tra Casier e Treviso. Questa mattina c'è in corso anche, con la quale immagini, l'occupazione dell'atrio della prefettura da parte del collettivo ZTL, dunque centri sociali, estrema sinistra, scese in campo anche loro con carabinieri e polizia che cercano di contenere la protesta, di mantenere gli animi il più calmi possibile. Chiederei alla dalla regia mi dicono che abbiamo in collegamento un altro sindaco, per fortuna per questa volta tenuto fuori direttamente da queste vicende, il sindaco di Santa Lucia di Piave, Riccardo Sciumski. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Non le è toccato personalmente questa disavventura questa volta, ma penso si sia immedesimato nei suoi colleghi. Beh sì, tutta solidarietà al collega di Quinto e a qualsiasi altro collega
si trovi in queste situazioni che secondo me sono provocate ad arte, cioè una regia occulta, perché noi ci lamentiamo che siano gestite in maniera indecente. Mi sto convincendo che vengano fatte apposta per creare delle situazioni nel nostro territorio di difficoltà, ma non so dove si voglia arrivare, anzi lo so perfettamente, quindi mi auguro che alla fine cominci la gente a muoversi, perché l'unico modo per riuscire a fronteggiare è essere amministratori e cittadini tutti quanti in linea, non per essere contrari o diciamo così razzisti o qualsiasi altra roba, cosa che non allinea nel DNA nostro, ma perché questa metodologia non può essere così sopportata ulteriormente. Beh, in questo caso, sindaco, la gente si è mossa e come? Che dice? Siamo arrivati al dunque finalmente, perché quando uno, purtroppo noi quando siamo toccati cittadini, devo dire, questo io faccio sempre un rimprovero, al bar siamo imbattibili, poi però finché non veniamo toccati direttamente dal problema, allora lì ci trasformiamo anche in combattenti. Il problema è interrompere prima, cioè far capire che questa metodologia di caricare e scaricare poveri disgraziati da qualche parte, affibbiandoli vicini di casa, gente ignara, non può andare avanti, non può funzionare, tenendo conto anche tutti i retroscena di cooperative, gente immobiliaristi, non so cosa ci sia lì. Tutte cose che odorano e puzzano lontano un miglio di poca chiarezza. Senta, ma chi è che converrebbe creare questo disordine sociale, secondo lei? Sicuramente coloro che in questo tempo stanno portando avanti, lo dico apertamente, un colpo di Stato, perché tutte le misure che stanno prendendo il governo, dalle decisioni che riguardano i comuni, all'eliminazione dei poteri alle regioni, servono per rafforzare l'idea che al centro, a Roma, uno comanda e esegue, e gli schiavi che sono in giro, i cittadini che vengono considerati schiavi, devono subire e stare zitti. Credo che non sia così, insomma, in democrazia ci sarà un confronto, poi una maggioranza decide, ma di fronte ad una linea concreta e a decisioni che in qualche modo vengono condivise o discusse preventivamente. Poi è chiaro che qualcuno, come in un comune, il sindaco decide, qualcuno deve decidere, ma non può decidere in maniera contraria al suo territorio e alle esigenze dei propri cittadini. Ecco, sindaco, secondo lei è una soluzione accettabile quella del trasferimento dei migranti dalla palazzina di Quinto alle caserme Serena a Casier? Beh, diciamo che quella delle caserme mi pare è stata indicata già dall'inizio come un possibile temporaneo luogo di accoglimento per fare uno smistamento e poi avviare in maniera controllata queste persone da altre parti, visto che andiamo a prenderli davanti alle coste libiche, però non può essere nemmeno questa la soluzione, perché non ha senso creare dei ghetti giganteschi, devono essere dei campi di transito controllati, limitati, che permettono poi di destinare altrove, perché spesso questi scappano poi, no? O fanno perdere le proprie tracce, tenendo conto che il lavoro e che se ne dica nei nostri territori siamo ancora in piena crisi e in dimissione di lavoratori nostri, dai cicli produttivi nelle aziende piccole non reggono, il nostro territorio è in grossissima difficoltà da questo punto di vista. Ecco, diciamo che comunque questa soluzione quantomeno così non sconvolge l'esistenza quotidiana di intere famiglie. Sicuro, cioè io quando ho detto pensiero che qualcuno arrivi in un condominio dove uno si è comprato un appartamento pagandolo quello che l'ha pagato e alla fine arrivi gente così dalla sera alla mattina, immagino uno che ha un mutuo davanti, insomma, contento possa essere, al di là di altre considerazioni, semplicemente per quello. Certo, sindaco, grazie del suo contributo e della sua partecipazione. Grazie ancora, buona giornata. A tutti. Di nuovo in diretta da Quinto di Treviso con Lucio Zanato per un nuovo collegamento. Lucio, dici con chi sei, non ti vediamo ancora. Ecco, di nuovo in diretta per sentire i commenti, per sentire le sensazioni per quanto riguarda, diciamo così, questa notizia che abbiamo dato per primi questa mattina direttamente dalla voce del governatore Zaia, insomma il trasferimento dei 101, dicono 101, 103, insomma immigrati, profughi, chiamateli come voi volete, da queste case, dalle case di Quinto alla caserma Serena di Dosson. Siamo qui con uno dei proprietari e siamo qui perché intanto per sentire qual è la sua sensazione dopo questa notizia? Felice, tanto felice,
È come aver vinto il Supremo della Lotto oggi. Senta, lei ci aveva raccontato una storia, non può dir di no, l'aveva detto, ci aveva raccontato, io stavo per vendere la casa, quando ho fatto, ero pronto per fare il rogito, è successo che la persona mi ha chiamato e mi ha detto scordati la vendita perché ci sono gli immigrati. E adesso cosa farà? Adesso ci riproverò, vediamo se veramente qualcuno vorrà venire qua a comprare, più che altro. Non è che dopo questa vittoria se la tiene duro e cerca di fare lo stesso nudo? Proverò, sì, però comunque proverò se riesco a venderla, se riesco a venderla venderò, però sarà molto difficile dopo questa situazione. Beh, comunque il lato positivo c'è, adesso tornate ad avere, diciamo così, una vita normale. Sì, torniamo alla nostra quotidianità di ogni giorno, bambini che giocano. Però diciamo la dimostrazione è che bisognava andare sulle barricate per ottenere qualcosa. Sì, abbiamo lottato, da mercoledì abbiamo lottato notte e giorno, siamo stati su la notte tutto il giorno. No, io stamattina devo ancora andare a letto da ieri, perché ho fatto la notte per presidiare il nostro residence, le nostre case. Ha dormito, anzi non ha dormito, però è rimasto a presidiare, però è rimasto in tenda. Sì, sono rimasto, no, fuori, a girare attorno, per presidiare che non arrivasse qualcun altro e basta. Sono felice, no? Sono la pelle d'oca, veramente. Ecco, con questa stessa pelle d'otto. Insomma, lei ha vinto il Superenalotto? Sì, tutti quanti abbiamo vinto, tutti quanti, perché grazie a tutti il paese, tutti i vicini, Treviso, tutti quelli che ci hanno dato la mano, tutte le associazioni che ci sono venute incontro, che hanno alzato la voce con noi. Anche il governatore? Il governatore, ovviamente, quelli là sono i primi, però contiamo i nostri cittadini che ci hanno dato la mano, i nostri vicini. E con questa, diciamo così, notizia, perché poi fa titolo, insomma, no? Aver vinto il Superenalotto perché si è ritornati in possesso praticamente della propria casa, noi restituiamo la linea allo studio. Grazie Lucio, noi dovremmo essere in collegamento telefonico con il sindaco di Treviso, Giovanni Manildo. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Sindaco, allora, ha visto come si è evoluta la situazione? Cosa pensa di questa soluzione, le caserme Serena, che poi sono al confine col capoluogo? Beh, noi abbiamo sempre detto che le caserme, i luoghi demaniali erano dei luoghi che potevano fronteggiare l'emergenza in modo migliore, anche visto quello che è successo a Quinto, c'è stata forse qualche scelta sbagliata, perché mettere un così alto numero di persone in un insediamento abitativo senza avvisare prima, senza preparare, penso che sia stata una scelta quantomeno avventata. Dobbiamo cercare tutti mantenere i toni calmi, di cercare di risolvere questa situazione. Un'emergenza umanitaria non può e non deve diventare una emergenza di ordine pubblico. Adesso siamo qui col sindaco di Caser presso le caserme Serena per cercare di capire in che termini la prefettura ha intenzione di portare avanti la soluzione che caserme Serena. Certo, per cui lei si trova lì sul posto. In che stato sono queste caserme, sindaco? Beh, siamo qui con la cooperativa che avrà la gestione che ha la gestione dei posti e sono assolutamente decorose e buone per l'accoglienza temporanea di queste persone. Sindaco, c'è stato anche un po' di trambusto in Piazza dei Signori questa mattina col collettivo ZTL che ha protestato sotto la prefettura. Sì, ecco, io penso che una situazione del genere non debba essere, un tema di questo tipo non debba in alcun modo da nessuna parte strumentalizzato, non è un'occasione per fare battaglie o per creare disordini, è un momento in cui ci sono delle persone, i nostri cittadini e delle persone, i richiedenti asilo, noi dobbiamo cercare di trovare la soluzione migliore, mantenere tutti la calma. Noi come amministratori di ogni colore abbiamo questo dovere, quindi penso che dobbiamo tutti tirare un sospiro, cercare di stare tranquilli e fare quello che è il meglio per il nostro territorio. Il suo giudizio comunque severo nei confronti dell'operato della prefettura rimane, è confermato? Beh, era senz'altro sbagliato, ho detto che la scelta del comune di Quinto era sicuramente una scelta sbagliata. Continuo a ripetere che sia necessario un coordinamento maggiore e che questa situazione ormai cronica deve essere trattata in un modo strutturale diverso, quindi intanto fronteggiamo questa emergenza, cerchiamo di risolvere la situazione, creare
meno disagio possibile a tutti e dare un'accoglienza dignitosa a queste persone, e però la facoltà di giudizio rimane e rimangono anche molte critiche sull'operato della prefettura, e anche spererei che sia il ministro Alfano che il prefetto Morcone vengano nei prossimi giorni a Treviso per rendersi conto della situazione e cercare veramente delle soluzioni concrete che forse da lontano sono più difficili da trovare. Ecco, un'ultimissima cosa, Sindaco, cosa ci possiamo aspettare per la giornata di oggi? Già entro sera i profughi potrebbero essere trasferiti lì? Beh, penso di sì, perché la situazione di Quinto va assolutamente resa normale nel più breve tempo possibile. Il nostro lavoro è perché la città di Treviso, il territorio trevigiano inteso come tutti i comuni contermini, riacquisti la tranquillità e la serenità che deve avere. Grazie Sindaco Manildo, buon lavoro allora, buona Grazie, giornata. Grazie, arrivederci. Torniamo in diretta da Quinto di Treviso con Lucio Zanato, che dovrebbe avere un altro ospite, il Presidente del Consiglio Provinciale Fulvio Pettenata. Lucio? Ancora qualche istante. Pronto. Allora, siamo di nuovo in diretta qui dalle case di via Maestri del Lavoro, Quinto di Treviso. Come avete sentito, da ormai oltre un'ora continuiamo a ripetere la notizia che abbiamo dato per primi, cioè ovvero lo spostamento dei profughi da queste palazzine dopo le proteste vibranti, dopo il fuoco dell'altra notte, dopo il presidio, le tende, le preghiere, le suppliche, le lettere, insomma tutto quello che hanno combinato i cittadini, i proprietari, i residenti, le comunità. Adesso c'è anche la solidarietà arrivata dal Consiglio Provinciale con il Presidente del Consiglio Provinciale, che come vedete è vestito da lavoro, perché lui comunque di lavoro fa qualcos'altro e ci tiene a sottolinearlo, quindi non vive di politica, e lui comunque ha detto: mollo tutto e vado lì perché voglio portare la solidarietà per un grande passaggio per quanto riguarda i cittadini. Assolutamente vero, al di là che mi lega il posto, visto che sono di Quinto, ma anche le altre sere ero qua a portare il sostegno oppure la presenza, perché qui c'è stata una sollevazione di popolo, pacifica ma di popolo, a tutti i livelli, con tutte le istituzioni presenti e con semplici cittadini, a ribadire quel concetto della proprietà della casa, che per noi trevigiani, veneti, è una cosa che va di sopra di ogni altro valore. C'era qualcuno che ha detto polemicamente: portiamogli a Sant'Artemio. Beh, c'è stato un errore di fondo assolutamente, perché il Sant'Artemio è la casa dei trevigiani, questi clandestini non hanno nulla a che vedere o che spartire con la trevigianità. Quindi, beh, al di là della battuta, secondo lei la soluzione è serena? Attualmente la soluzione, unica soluzione serena, è quella di aiutarli a casa loro, perché qui c'è una transmigrazione, una transumanza, un'invasione, chiamiamola come vogliamo, tutti balli giovanotti, muscolosi. A me non me la racconta nessuno che ognuno di questi ha sborsato 4-5 mila dollari per una traversata in mare. Quindi cerchiamo di entrare nella realtà, aiutiamo, è tutta una forza lavoro che può fare il bene al proprio paese di appartenenza. Ecco, c'è una voce che circola, noi non ci crediamo ma lo diciamo un po' alla crozza, pare che queste palazzine acquistate all'asta abbiano un qualche collegamento, ma noi non ci crediamo, con il ministro dell'Interno. Beh, sicuramente territoriale il collegamento c'è, visto che l'azienda o la ditta proprietaria ha a che fare con la Sicilia, quindi è lecito anche pensare a qualcosa del genere. Purtroppo, quindi una scelta non a caso, insomma. Purtroppo in tutta questa vicenda c'è il silenzio assordante di un tale che si chiama, fa il ministro dell'Interno, un tale Angelino Alfano, che purtroppo di queste cose, specialmente dalle nostre parti, non sa nemmeno di cosa sta parlando. Anzi, aprendo da organi di stampa con tanto di servizi televisivi, che al paese suo, con il 47%, c'è una sindaca della sua stessa corrente e che ha anche la bella forza di avere all'interno della cooperativa, sull'ex base NATO, fratelli, amici, parenti assunti nelle cooperative. Quindi non siamo più farlocchi, queste cose insegnano che bisogna reagire con le dovute maniere, ma se il popolo reagisse i risultati si ottengono. E fine del popolo veneto polentone, questa manifestazione, questa barricata? Ma mi auguro sia l'inizio, perché per anni abbiamo accettato tutto e almeno questa forse è la scintilla giusta quando si tocca la proprietà, e in questo caso la casa, frutto dei sacrifici, frutto dei valori dei nostri padri, dei nostri nonni. Il famoso detto: c'è o quattro muri ma chi sia tui, sta prevalendo, e questo sicuramente è il segnale che dalla scorsa. Sarà forse un nuovo slogan della nostra cara. Il mal di Piera. È mal di Piera, tanto cara alla Lega. Insomma, il mal di Piera alla fine ha vinto. Sta iniziando, perché è lunga la battaglia. Noi non vogliamo nulla di più di quello che è nostro e quello che è lecito, ma non toccatoci la casa e la proprietà. Bene, con questo io restituisco la linea allo studio.
Grazie Lucio, a noi rimangono pochi minuti giusto per fare un po' il punto della situazione. Allora abbiamo detto profughi alle caserme Serena, il sindaco Manildo e il sindaco Giuriati sono sul posto per verificare la situazione. Ecco, secondo quanto ha spiegato questa mattina la prefettura, dovrebbero confluire alle caserme Serena ad Osson tutti di fatto i profughi in questo momento ospitati diciamo nelle situazioni più difficoltose nelle varie parti della provincia. Allora i profughi di Quinto naturalmente, quelli che dovrebbero lasciare a giorni anche la parrocchia di Donaldo Danieli a Paderno di Ponzano, dovrebbero andare tutti alle Serena, e anche quelli che sono in arrivo, perché ricordiamo che la prefettura aveva annunciato tra oggi e domani l'arrivo di altri 63 migranti, 40 previsti per la giornata di oggi, un'altra ventina, 18 in due tranche da 9 esattamente, per la giornata di domani. Quindi questa struttura, questa caserma servirà evidentemente anche a questo, non solo a piazzare i migranti, i profughi, i richiedenti asilo che lasceranno giustamente, legittimamente zone come Quinto, come Paderno di Ponzano, ma anche ad accogliere per il tempo che servirà anche i nuovi migranti inviati nella Marca, perché lo ricordiamo, da circa 700 la quota che spetta alla provincia di Treviso di profughi è stata ricalcolata dal Ministero in 1150 stranieri, per cui quella è la quota che si deve raggiungere e che può essere raggiunta dal Ministero che invia gli stranieri. Direi che è tutto per questa nostra diretta, per raccontarvi un po' come è andata a finire, ma finita ancora non è in realtà. L'appuntamento è per i telegiornali, per cui gli aggiornamenti di questa giornata e gli sviluppi sulla vicenda profughi e sulla cronaca della giornata naturalmente su TG Treviso alle 19.15 e poi dalle altre province per tutti gli altri telegiornali. Grazie anche ai colleghi che ci hanno lasciato spazio per raccontare quello che succedeva a Quinto di Treviso. Grazie a Lucio Zanato e ai tecnici che hanno permesso questa diretta. Io vi saluto naturalmente e vi do appuntamento a questa sera. Buon pomeriggio a tutti.